Massimo Oddo è un semplice ragazzo che ha iniziato a giocare da piccolino e a cui la famiglia ha inculcato il fatto di studiare comunque perché la riteneva una cosa importante ed io ho sempre continuato un percorso che è durato praticamente tutta la mia carriera, quello dello studio, che sono riuscito a coronare con la laurea praticamente a fine carriera. Sinceramente avevo iniziato a fare legge, l'ho portata avanti per 3 anni, sinché poi non sono andato a giocare a Napoli e la distanza dall'università che era Parma ha fatto sì che per un po' di anni mi sono arenato, per poi riprendere dopo tanti anni per non perdere gli esami. Ho avuto la possibilità, la fortuna di incontrare delle persone, dei professori che insegnavano in questa facoltà e mi hanno detto: perché non riprendi? È un peccato, hai fatto tanti esami. E quindi ho deciso di riprendere e finire in questa facoltà, che comunque era una facoltà che parlava di sport, perché scienze e manageriali dello sport erano una serie di esami che potevano divagare da quello di legge a psicologia, a scienze politiche, però tutte inerenti allo sport, quindi era una cosa anche simpatica che mi poteva aiutare per un futuro, perché il mio futuro lo vedevo ben lontano da quello dell'allenatore. Massimo Oddo, in virtù dei poteri conferiti della legge, è dichiarato dottore di scienze giuridiche, economiche e maggiore dello sport. Il suo esame di laurea è stato valutato in 108 su 110. Era uno sfogo in più, un modo per occupare il mio tempo e occuparlo facendo una cosa bella. È successo tante volte che magari quando si stava sul pullman, si andava a fare le trasferte, gli altri ridevano, scherzavano, giocavano a carte e io stavo su un libro. Però fondamentalmente poi tutti i miei compagni di squadra mi hanno sempre apprezzato per questo, perché era una cosa comunque bella. Mio papà ha fatto l'allenatore, io mi sono ritrovato a fare l'allenatore, volevo fare altro, il mio percorso di vita, il mio percorso di studi voleva che facessi altro, mi sarebbe piaciuto enormemente fare il dirigente di alto livello, per intenderci alla Gagliani, alla Marotta. E poi il mio percorso ha intrapreso una strada diversa, fortunatamente, perché insomma sin dalle prime battute sono stato bravo, fortunato a ottenere dei buoni risultati e mi sono ritrovato in poco tempo a essere un allenatore di Serie A, di Serie B. E devo dire che è stata una scelta, sebbene non voluta, ma azzeccata, perché è un lavoro che in questo momento mi piace. La prima cosa che ho fatto è stato il corso del direttore sportivo e una volta finito quello ho provato a mettermi alle calcagne di un vero direttore sportivo per imparare il mestiere, per rubare i trucchi del mestiere, ma ho avuto grande difficoltà fino a che è arrivata una chiamata dal mio amico Fabio Liverani, che in quell'anno gli è stata affidata la panchina della prima squadra del Genoa e lui mi propose di andare a allenare inizialmente la primavera, in un secondo tempo gli allievi nazionali ed in un terzo tempo gli allievi B. E in quel terzo tempo io insomma sono stato, già inizialmente non avevo tanta voglia di intraprendere questa strada perché pensavo non mi piacesse. In più andare a allenare la terza, la quarta squadra del Genoa sarebbe stato un po' troppo per me. Però ci fu qualcuno che mi convinse, lo feci e devo dire che è stata la scelta più importante della mia vita, ma soprattutto bella e molto molto costruttiva. E questo, la morale di tutta questa favola, di questa storia, è che non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna lasciarsi sempre le porte aperte e bisogna affrontare la vita di petto. Fischia Fabbri, il Pescara compie un miracolo, vince.
Lecce dopo essere arrivato ai playoff all'ultima giornata. È un'impresa fantastica per la formazione di Massimo Otto, che allena da 5 minuti ed è già un eroe. Il calcio, che è uno sport stupendo in tutti i suoi generi, in tutti i suoi ambienti, ti consente di essere in un secondo in paradiso e in due secondi all'inferno, e fa parte di questo sport. Faceva parte di questo sport quando ero calciatore e si è rilevato tale anche da allenatore, ma questo fa parte del gioco e quindi bisogna sempre pensare di andare avanti, pensare agli errori che si sono fatti e per ricominciare, evitando di fare errori che si sono fatti in precedenza. Pescare a paradiso e pescare inferno, perché la mia avventura nel pescare è stata un'avventura, premetto, bellissima, al di là di come sia finita. È tutto iniziato da quella chiamata in primavera da parte del presidente Sebastiani. Mi sono riavvicinato alla mia città e questo già mi rendeva orgoglioso e felice, perché insomma mi riavvicinavo ai miei amici, alla mia famiglia e alla mia città in generale. Non pensavo in quel momento di allenare in un futuro la prima squadra, ma volevo continuare il mio percorso che mi era piaciuto nel mio primo anno a Genoa, e fu un anno bellissimo che si concluse alla fine del campionato allievi ad approdare in prima squadra per via del cambio in panchina. Quindi il presidente Sebastiani mi propose di entrare in prima squadra ad una giornata dalla fine, prima di una partita da dentro fuori con il Livorno, in cui se avessimo vinto saremmo entrati ai playoff, se avessimo perso saremmo stati fuori. E lì è iniziato il mini percorso da favola del primo anno, che ci portò fino alla finale di Bologna, persa per un non nulla. La favola continuò il secondo anno, è continuata il secondo anno, dove il presidente Sebastiani mi ha affidato la panchina della prima squadra da inizio stagione, e si concluse con la seconda finale playoff, questa volta vinta. Un anno magico, un anno fantastico, un anno pieno di emozioni, raddoppiate dal fatto che inevitabilmente ero diventato l'allenatore vincente della squadra della mia città, oltre che una squadra di Serie B. E quindi questo mi rendeva veramente orgoglioso di quello che avevo fatto. Per poi passare all'inferno, l'inferno del secondo anno, l'inferno della Serie A. E una stagione, direi, traumatica. Stagione partita, se vogliamo, anche bene, che poi è terminata malissimo con l'esonero, con nessuna partita vinta sul campo. Diciamo che è stato un anno veramente difficile, però un anno che certamente mi ha fatto crescere, un anno che certamente in cui ho imparato 100 volte di più di quello che ho imparato l'anno precedente vincendo un campionato. Bihaic cerca il secondo palo, la papera di Bizzarri regala il quarto gol della partita ad Adem Bihaic. E poi avete visto lo sguardo di Massimo Oddo, su cui non c'è da aggiungere nemmeno una parola. Questo è il presidente del Pescara Sebastiani. Ma io le colpe me le prendo volentieri, perché quando le cose vanno male, quando si retrocede, quando si è esonerati, inevitabilmente qualche errore lo hai fatto. Però non si può neanche pensare di addossare tutte le colpe ad un'unica persona. Quando le cose vanno male, le colpe si dividono, e si dividono per tutti gli ambienti, che, dall'allenatore ai calciatori alla società. Quindi sono andate storte che iniziano male e finiscono peggio, e purtroppo anche queste fanno parte del calcio. Assolutamente non mi sono mai sentito tradito da nessuno, in primis perché